Da Luganda a Bari per un trapianto di rene, un trapianto atteso da anni e il giovane colpito da una insufficienza renale in fase terminale è stato salvato dal Policlinico di Bari. Vive in affidamento ad Altamura, studia e sogna di fare il medico e tornare nel suo paese. All'inizio non ci credevo perché non avevo mai ricevuto una chiamata, quindi non sono stato al 100% sicuro. Finché non ho fatto il trapianto, mi sono trovato nella stanza con tanti tubi intorno a me. Merek era arrivato in Italia 5 anni fa con una insufficienza renale terminale. Accolto con sua sorella maggiore dalla comunità francescana di Padre Carmelo a San Nicandro, di lui si è preso cura da subito il dottor Mario Giordano, direttore della nefrologia pediatrica del Giovanni XXIII, che lo avviò al trattamento di dialisi. Una volta maggiorenne ha proseguito il trattamento dialitico in nefrologia presso l'ospedale della Murgia per i nei. In Uganda, Merek, per sottoporsi alla dialisi, era costretto a percorrere 450 km per raggiungere l'ospedale della capitale, uno dei soli 2 centri dialisi del paese. Qui in Italia la speranza di una vita diversa. Ora finalmente per Merek, che vive in una famiglia affidataria di Altamura e frequente liceo scientifico, si è aperta la possibilità di un trapianto. Ad eseguirlo il Policlinico di Bari, l'organo prelevato da Padova, è stato trapiantato con successo dal professor Giuseppe Lucarelli e dal dottor Marco Spilotros dell'equipe di Urologia 1. Voglio spendere questo tempo che ho in più costruendo il mio sogno, prima di tutto studiando per il test di ammissione in medicina e poi perché avrò tanto tempo per studiare rispetto a quando facevo la dialisi. Se dovessi farcela, ritornerei in Uganda e aiuterei gli altri bambini che soffrono, bambini, adulti, gli anziani. Per il professor Loreto Gesualdo, coordinatore regionale del centro trapianti e direttore di nefrologia al Policlinico, il caso di Merek, oltre a rappresentare un grande percorso di solidarietà, è la testimonianza dell'universalità e uguaglianza del sistema sanitario nazionale italiano. Il professor Gesualdo, con le università e il Policlinico di Bari e di Foggia, ha avviato nel 2015 la missione umanitaria From Puglia with Love. Abbiamo intrapreso un programma di collaborazione con la dottoressa Rose. Rose è una delle 5 nefrologhe ugandesi, che è stata anche ospite nostra qui in Italia, e quindi abbiamo messo su un programma di dialisi per l'Uganda. E grazie al nostro villaggio Puglia, che è stato realizzato in precedenza nella zona di Imbarara, oggi possiamo dire con molta soddisfazione che siamo stati in grado di costruire il primo centro dialisi con 8 postazioni dialitiche, che sarà dotato a brevissimo anche di una stazione di telemedicina che ci permetterà anche di fare consulenze a distanza. Abbiamo anche intrapreso un programma di formazione. Merek sarà il nostro primo, ci auguriamo, studente di medicina che noi formeremo e riporteremo al suo paese.